Lei ha presentato anche dei disegni di legge, no, proprio sulla corruzione, ma cos'è che non funziona in Italia? Perché quando si parla di grandi appalti, insomma, inevitabilmente poi si arriva a questo, no? A Ma grandi guardi, sistemi qui di con il corruzione. MOSE c'è un gravissimo vizio di origine, da noi e da me è sempre contestato, è che è quello di affidare tutti i lavori a un concessionario unico, senza gare d'appalto, eccetera. Questo è un istituto giuridico già molti anni fa condannato dal Senato, ancora prima che io ci arrivassi, a livello europeo lo stesso, e non esistono situazioni del genere, e quando si affidano lavori senza nessuna possibilità di controllo a un consorzio come questo, si entra in una zona grigia dove è possibile tutto. Ora, E invece per quello che riguarda la parte politica, quale sarà ora l'iter per quello che riguarda Giancarlo Galan, che è ovviamente... come in tutti i casi precedenti, e mi pare, così leggo almeno dalle agenzie, che sia stata avanzata una richiesta alla Camera competente, che è la Camera dei Deputati in questo momento, di poter procedere al suo arresto. Questo vuol dire che quando la pratica arriva a Roma viene assegnata alla Giunta, per le autorizzazioni della Camera dei Deputati, che farà la propria istruttoria, valuterà se c'è quello che si chiama in senso lato, poi perché tecnicamente non è così, il fumus persecutionis, e cioè se ci sia una persecuzione o se sia fondata questa richiesta. Il tutto dovrà essere deciso poi da un voto dell'Aula, questa è la procedura.